Amici di Anime Click, siamo al Comic Con 2017, oggi è venerdì, un momento un po' di calma, anche se c'è stata veramente tanta folla e non ce lo aspettavamo, e quindi è il momento, lo abbiamo incontrato tante volte a Lucca, a Torino, però ecco il momento di fare due chiacchiere con Carlo Cavazzone di Dinit, che ringraziamo e con cui finalmente possiamo veramente riempire un po' di domande. Ciao Carlo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Carlo, quest'anno è stato un anno importante per Dinit e per l'animazione giapponese proprio in toto. Voi avete veramente fatto un grande risultato con Your Name, un film che ha veramente un po' scombussolato diciamo quella che è la concezione degli anime al cinema. Forse è venuto il momento, e ce lo chiedono veramente tanti dei nostri utenti, che l'animazione giapponese venga un po' rivalutata e esca fuori un pochino dal canone dell'evento di 3 giorni? Allora sì, senz'altro Your Name è stato un successo clamoroso, come ho già detto precedentemente Dinit ha acquistato i diritti in tempi non sospetti prima dell'uscita, di questo ne siamo insomma, contenti, siamo anche un po' fieri del fatto che ogni tanto ci prendiamo anche quando magari non ci sono magari i grandi elementi per poter valutare. E, però insomma questa volta è andata molto bene direi, e sicuramente Your Name è stato una sorta di spartiacque che ha decretato non solo un grandissimo successo ma anche credo un momento dove l'industria dell'animazione giapponese in Giappone si è improvvisamente, tra virgolette, uso questo termine, improvvisamente accorta del business degli anime, che va oltre quello che potrebbe essere, chiamiamola, la nicchia di appassionati. Io credo che sinceramente questo film sia stato molto importante per il mercato, appunto perché ha dato un segnale molto forte e credo che molte aziende in questo momento stiano investendo con budget più importanti proprio per cavalcare, chiamiamolo così, l'onda del successo. Curiosamente qual è il problema? Che in questo momento mancano le risorse, cioè se ci sono i budget, se ci potrebbero essere potenzialmente i budget per investire, le aziende di animazione sono tendenzialmente in crisi, tra virgolette in crisi, se di crisi si può parlare ovviamente, perché purtroppo non ci sono gli autori, non ci sono i disegnatori, gli animatori. Parlavamo proprio poco tempo fa con Comics Wave, che è stata ospite a Cartoons on the Bay a Torino, e loro ci dicevano che loro hanno da sempre investito nei nuovi animatori, nelle risorse umane, perché credevano che era importante appunto investire nell'educazione a questa arte, chiamiamola pure arte. Il problema qual è? Che le nuove generazioni dei giovani giapponesi non sono molto interessati a questo lavoro, perché ahimè, bisogna dire, è un lavoro che spesso è sottopagato, spesso bisogna lavorare tantissimo, spesso non viene nemmeno riconosciuto, perché alla fine sei uno dei tanti nomi nei credit finali di un film, quando magari hai creato dei capolavori di fondali meravigliosi, ma alla fine non la tua arte, diciamo, non viene riconosciuta, viene più identificato il regista come l'unico grande autore del film, quando invece ci sono decine e decine di autori che ci lavorano. Ecco, detto questo, io spero che in realtà anche in questo senso stiano cominciando a reinvestire nell'educazione della formazione degli artisti, che sono poi quelli che fanno la differenza nella qualità di un'opera. Sicuramente. Per quanto riguarda invece i live, abbiamo visto a Torino Godzilla, Shin Godzilla, e, è veramente un'opera particolare che siamo veramente contenti di poter vedere anche in Italia. Abbiamo visto un certo rinnovato interesse per i live action giapponesi, che hanno sempre avuto un occhio critico in Italia. Piacciono solo in Giappone, in Occidente non sempre hanno avuto successo, e alcune volte effettivamente abbiamo visto opere mediocri come l'Attacco dei Giganti, nonostante siano portatori di un titolo veramente importante. Come vedi questo mercato e se Dinit è interessato a qualche titolo in futuro, oltre Shin Godzilla e altri che abbiamo visto anche su Vid, come Death Note? Sì, Godzilla è diciamo un caso un po' particolare, perché non avevamo molti dubbi, in quanto da una parte c'è Hideaki Anno, dall'altra c'è ovviamente Godzilla, un brand
conosciuto in tutto il mondo, per cui noi eravamo molto interessati. Anche questo l'abbiamo comprato prima che uscisse, per cui insomma ci credevamo fortemente, e anche questo è andato oltre le nostre più rosee previsioni, perché personalmente penso che sia un film molto molto interessante, molto bello per certi aspetti, tra l'altro poco giapponese per quel che mi riguarda, nel senso che ha un taglio piuttosto autoriale, mettiamola così. E sicuramente ci interessano i live action, sicuramente però dobbiamo fare molta attenzione a comprarli, perché come dici tu giustamente, soprattutto in Occidente l'interesse c'è, è vero, però il flop è dietro l'angolo, non tanto diciamo flop in termini di mercato giapponese, perché tendenzialmente funziona quasi tutto, quanto proprio per il gusto del pubblico occidentale, che ha diciamo altri palati e spesso snobbano anche soltanto la recitazione dei giapponesi, che è molto diversa da quella occidentale, per cui insomma ecco, ci sono alcuni film che secondo noi possono funzionare e altri no. Abbiamo visto che L'attacco dei giganti appunto è uno di quelli che purtroppo non ha funzionato, tra l'altro credo nemmeno molto in Giappone, è stato un flop anche lì, infatti un curioso caso dove è andato male anche là, per cui diciamo che in questi casi ci guardiamo e riguardiamo il film prima di decidere, a meno che non sia uno Shin Godzilla di Akihanno, che allora si va a scatola chiusa. Guarda, ti faccio tre nomi, puoi dire magari se c'è un interesse in uno di questi tre, che sono Full Metal Alchemist, il film live action di JoJo, poi ovviamente Tokyo Ghoul, che è un titolo su cui voi puntate molto. Allora, sono tutti e tre film tratti da serie molto popolari e che noi sappiamo ovviamente che avrebbero sicuramente un seguito anche in Italia. Personalmente io ho visto il trailer di Fullmetal Alchemist e mi ha lasciato un po' titubante per un contrasto inevitabile tra gli attori giapponesi nel contesto occidentale, che secondo me cozza moltissimo, almeno da un punto di vista visivo e da quel poco che si è visto nel trailer. Poi è una produzione sicuramente molto importante, noi siamo ahimè stati interessati, credo che il titolo debba essere considerato ormai già venduto, ahimè non a noi, non a Dinit. E Tokyo Ghoul ci interessa, quello per me potrebbe già avere un senso maggiore, perché ha una connotazione molto giapponese, essendo ovviamente ambientata a Tokyo, per cui già quello potrebbe essere più interessante, staremo a vedere. E JoJo, anche lì un po' il discorso di Fullmetal Alchemist, il primo trailer, le prime immagini mi hanno lasciato un po' freddo, proprio per la connotazione fortemente asiatica degli attori, che non so quanto funzioni in Italia, però mai dire mai, vediamo. L'esperimento anime al cinema è andato alla grande, comunque fino adesso i titoli sono stati anche indovinati, è previsto comunque alla fine di questa tornata una nuova tornata di anime? Sì, abbiamo già annunciato come sapete due film nuovi, che sono In This Corner of the World e A Silent Voice, e sono due film tutto sommato recenti, che da un lato sono usciti più o meno nel periodo di Your Name, chi prima chi dopo, e sono stati da un lato un po' oscurati ovviamente dal successo di Your Name, dall'altro canto hanno tratto invece diciamo vantaggio, giovamento dal successo, perché sono come Your Name film diciamo dal respiro più ampio, diciamo dedicato a un target piuttosto ampio, in quanto trattano entrambi delle tematiche piuttosto delicate, come appunto il bullismo per Silent Voice e ovviamente la bomba atomica e la guerra per In This Corner of the World, che però viene vista da un punto di vista non del soldato ma del cittadino, della persona comune che si ritrova a dover fronteggiare
le difficoltà di quei tempi. E, sì, no, sicuramente li facciamo al cinema, ve lo posso già confermare, se usciranno quest'autunno. Stiamo definendo adesso le date, ma sicuramente entro l'anno. E credo di poter avere in serbo qualche altra sorpresa che potrei già svelare domani. Esatto. Per quanto riguarda invece la collaborazione con Netflix, molti ci chiedono se siete interessati alle loro produzioni, come Little Witch Academia che sta arrivando, o altre che sono già andate, come Aijin, che sono già state comunque diffuse in simulcast, anzi là non è proprio simulcast, diciamo che è un lightcast tutto intero alla maniera di Netflix, calcolando anche che voi avete già un catalogo di init che avete comunque su Netflix. La risposta è sì, che siamo interessati, e no, che non sono interessati loro a venderlo. Perché, il perché esattamente non lo so, cioè almeno lo posso supporre, ho la mia teoria che non necessariamente può essere quella reale, nel senso che presuppongo che Netflix ha una politica molto aggressiva per quanto riguarda i loro contenuti, e fanno anche bene, perché loro si devono distinguere dagli altri players che si stanno affacciando sul mercato di internet, quali Amazon e tanti altri. Noterete che ognuno di loro sta avendo una propria produzione, come Amazon, l'HBO, ognuno c'ha, diciamo, una produzione, perché è quella che fa la differenza, ovviamente, in termini di identificazione, credo, insomma, di un... credo che loro siano un po' resti a vendere i loro prodotti originali a terzi, proprio perché questo credo che in qualche modo svilisca la loro connotazione, la loro identità. E, non è detto che un domani escano direttamente loro in un video nei paesi che magari gli interessa distribuire. E, tutto questo, premetto, ribadisco, sono mie supposizioni che al momento non hanno nemmeno tanto fondamento, non è che ci siano dei motivi particolari per cui la devo pensare così, sono semplicemente miei pensieri e mie opinioni. L'ultima domanda te lo faccio sul mercato Blu-ray, quindi sull'home video, che comunque è un mercato su cui voi puntate sempre tantissimo, e ultimamente abbiamo visto un rinnovato interesse soprattutto per i Blu-ray. Voi siete usciti proprio l'altro giorno con Death Note, un'edizione Blu-ray, un'edizione comunque importante. La concorrenza pure sta facendo uscire determinate cose in Blu-ray, fra cui molte serie classiche. Il futuro per Dinit del Blu-ray, ci sarà comunque spazio per avere anche magari qualche serie del passato magari integralmente in Blu-ray? Dunque, il mercato home video, faccio una premessa, ahimè devo dire che è purtroppo fortemente in calo già ormai da molti anni, ma non soltanto in Italia, un po' tutto il mondo, un po' in tutto il mondo, anche in Giappone, ahimè, stanno iniziando a conoscere un lento, ma temo inesorabile, calo che appunto sta interessando anche il loro mercato. Detto questo, l'Italia, un po' diciamo, credo, merito del fatto che ha una tradizione piuttosto grande, diciamo, importante per quanto riguarda l'attaccamento al formato fisico, in quanto gli anime, come sapete, sono ritornati in Italia grazie al VHS, di conseguenza c'è un attaccamento, diciamo, storico piuttosto importante. Il mercato degli anime in Italia è tutto sommato stabile, mettiamola così, che non vuol dire che sia florido, intendiamoci, o che abbia prospettive, diciamo che è tutto sommato stabile, tendente al decrescente, però tutto sommato stabile grazie a questa grandissima fan base che c'è in Italia. Anzi, ne approfitto per ringraziare tutto il pubblico di Dinit che continua a crederci, a venire al nostro stand a comprare i nostri prodotti originali
ci tengo sempre a sottolinearlo, questo fa la differenza perché ci permette di reinvestire ovviamente nell'acquisizione di nuovi titoli. Chiusa parentesi, detto questo, per rispondere alla tua domanda, ci saranno altre serie in Blu-ray che usciranno, ci saranno anche delle serie storiche, le abbiamo già messe in previsione, non posso purtroppo fare i nomi perché lo scoprirete, diciamo il motivo, e tendenzialmente si parla del 2018, di inizio 2018. No, sì, non, diciamo che bisognerà ancora aspettare un pochino per poter, diciamo, sapere quali sono queste serie. C'è da dire che la scelta delle serie storiche in Blu-ray ovviamente ricade sempre soprattutto sulla disponibilità dei materiali. Esempio, ci sono serie che a me sarebbe piaciuto fare, che farei immediatamente, come ad esempio Daitan 3, ma che di cui non esistono i materiali in HD, nemmeno in Giappone. Un eventuale upscale sarebbe forse valutabile, perché può darsi che potremmo fare salire un paio di gradini sopra in termini di qualità rispetto all'edizione DVD, ma purtroppo abbiamo chiaramente dei vincoli contrattuali per i quali non possiamo uscire con un Blu-ray prima che non esca al Giappone, e in questo momento Sunrise non credo che abbia grossi progetti, diciamo, di uscire in Blu-ray con Daitan, anche se forse ce l'ha con un'altra serie, anche di questa non posso fare nome perché ancora non hanno annunciato. Però diciamo che l'interesse c'è, dipende chiaramente sempre dalla disponibilità un po' dei materiali e un po' dalla serie stessa, ovviamente ci devono essere i presupposti per la vendibilità. Noi ti ringraziamo e a questo punto aspettiamo domani per sapere quali altre novità ci puoi dire. Ciao! Ciao a tutti! Grazie! Grazie a voi!